Quando parliamo di zero nuovi casi oramai da diversi giorni, significa che il virus non circola più o cos'altro significa in queste zone? Allora, significa sicuramente due cose entrambe positive. La prima è che essendoci appunto stata una minore densità assistenziale, un minore carico assistenziale, nonostante riconosco sempre con molto affetto e vicinanza tutto quello che l'ospedale di Ati e di Teramo hanno fatto per i malati Covid, per fortuna la sequela di trasmissione all'interno degli ospedali è stata chiusa già con ogni probabilità in questi due ambiti. La seconda cosa che è connessa alla prima, essendoci stato un minor numero di casi, c'è stata anche una minore diffusione della malattia sul territorio. Questo fa sì che il numero di portatori asintomatici presenti dopo le 6 settimane di lockdown, sia nell'Aquilano che nel Teramano, probabilmente sia più bassa rispetto a quella che noi comunque continuiamo a temere per la provincia di Pescara e soprattutto per la zona metropolitana di Pescara e l'area Vestina. Per cui la probabilità anche che vi possa essere una ripresa della catena di trasmissione nelle zone a trasmissione zero è decisamente più bassa, il che non vuol dire che possiamo abbassare la guardia, ma vuol dire sicuramente che possiamo muoverci razionalmente verso una serena, iniziale fase 2. Bisogna distinguere due cose: la fine dell'isolamento, che è una cosa sacrosanta, che non poteva essere ulteriormente dilazionata, che non aveva ragione di essere dilazionata, con la fine del distanziamento. La fine del distanziamento sarà qualcosa di molto più difficile da stabilire, perché nella zona dove c'è stata la massima circolazione di casi sicuramente abbiamo un'alta densità di portatori asintomatici, per cui l'utilizzo della mascherina è in tutte le circostanze, anche all'aperto, lo sottolineo ancora una volta, in tutte le circostanze in cui il distanziamento di almeno 1,5 m o 2 non possa essere mantenuto, è obbligatoria.